Ciao a tutti, benvenuti al terzo appuntamento del corso sul linguaggio Basic. Volutamente non ho detto Basic del Commodore perché un iscritto del canale YouTube, Giuseppe, mi ha fatto conoscere un bellissimo compilatore Quick Basic, il QB64. È compatibile con tutti i programmi in Basic che abbiamo visto fino ad ora nel corso e consente di creare dei file eseguibili, sia per Windows, per Linux e per Mac, a seconda della versione di QB64 che installate. Ma il bellissimo QB64 sarà argomento di altri video. Il programma di oggi è un timer per allenamento fitness. Consente di impostare il numero di round che compongono il circuito, il tempo di lavoro per ogni esercizio e la durata della pausa tra una serie e l'altra. Anche questo programma, così come i precedenti che abbiamo già visto, può essere eseguito sui vari Commodore. Sul Commodore 16, sul VIC-20, sul 64, sul 128, ma anche sul Commodore PET, digitando il programma in minuscolo. Sugli emulatori, quelli per PC, quindi il VICE e il CCS64, ed anche sul QB64 che vi ho presentato prima. Iniziamo subito a caricare il programma di esempio. Lo trovate se seguite il link in descrizione. Se non avete le interfacce tipo SD2IEC Kung Fu Flash, potete digitarlo, non è poi così lungo. Nelle prime due righe di programma, la 10 e la 20, troviamo l'istruzione REM, utile per includere dei commenti. Abbiamo già analizzato questa istruzione nella prima puntata del corso. Le righe 30, 50 e 60 contengono l'istruzione INPUT. Anche di questa istruzione abbiamo parlato nelle prime due puntate del corso. Vengono richiesti tre dati all'utente: il numero di round che compongono l'allenamento, salvato nella variabile numerica NR, il tempo di lavoro per ogni round, che viene inserito nella variabile TL, ed il tempo di pausa per ogni round, che viene inserito in TP. La riga 40 contiene l'istruzione print, che abbiamo già analizzato. Chi si fosse perso le prime due puntate del corso può trovarle sul mio canale YouTube oppure sul mio sito internet www.valoroso.it. Bene, ecco una delle novità di questa puntata, la troviamo nella riga 70. La variabile di sistema time$ contiene l'ora del computer, viene aggiornata automaticamente dal computer ogni secondo. Nel Commodore contiene ora, minuti e secondi senza due punti di divisione. Nel Quick Basic 64 le ore, minuti e secondi sono divisi dai due punti. Nella variabile OT$, che è una stringa, viene inserito l'ultimo carattere a destra di time$, quindi i secondi. Per recuperare l'ultimo carattere a destra di una stringa viene utilizzata la funzione write$. È possibile scegliere quanti caratteri recuperare a destra di una stringa mediante il numero digitato dopo la variabile time$. Nel nostro caso ce ne occorre solamente uno. Come vedremo successivamente nel programma, questa variabile sarà parte di un timer che serve per scandire lo scorrere dei secondi di allenamento. Nella riga 100 troviamo un'altra novità, il ciclo for. È uno dei cicli fondamentali nei linguaggi di programmazione. Tutte le istruzioni, comprese tra for e next, in questo caso tra for r e next r, vengono eseguite un determinato numero di volte. La variabile r identifica il contatore del ciclo e il suo valore viene incrementato ad ogni ciclo, quando viene trovata l'istruzione next r. Il ciclo termina quando il valore del contatore raggiunge il valore indicato dopo il to. In questo caso il ciclo viene ripetuto un numero di volte pari alla variabile nr, il numero dei round dell'allenamento, e il contatore r assume i vari valori, in successione, da 1 a nr. La riga 110 assegna alla variabile $ la stringa work. Occorrerà il programma successivamente, quando scriverà a monitor se dobbiamo lavorare oppure fare pausa durante l'allenamento. In questo caso ci riferiamo al momento in cui, durante l'allenamento, dobbiamo lavorare, per cui il ciclo successivo, quello dalla riga 120 alla 140, è proprio il timer che conteggia il tempo di lavoro. Anche la riga 120 contiene un ciclo for. È un ciclo annidato all'interno del ciclo precedente. Tutte le istruzioni comprese tra forT e nextT vengono ripetute un certo numero di volte, pari al valore della variabile TL. L'istruzione step dà la possibilità di modificare l'importo in base al quale la variabile del ciclo viene incrementata. In questo caso, tramite step-1, si è scelto che il valore della variabile T debba essere decrementato ad ogni ciclo, partendo da TL, il tempo di lavoro durante l'allenamento, fino ad arrivare a 1. È un conteggio alla rovescia. Questa puntata è piena di informazioni. Ecco un'altra novità. La trovate alla riga 130. L'istruzione GoSub. Tramite GoSub è possibile saltare ad un'altra riga di programma, in questo caso la 300.
A differenza dell'istruzione GoTo che abbiamo già visto nelle precedenti puntate, GoSub memorizza in uno stack, un'area di memoria, la riga da cui proviene il salto, in questo caso la 130. L'esecuzione del programma, dalla riga 130, salta alla riga 300 fino a quando non viene trovata l'istruzione return, presente nella riga 340. Dalla riga 340, l'esecuzione del programma viene riportata alla riga successiva a quella dell'istruzione GoSub, in questo caso la 140. L'istruzione GoSub è utile per richiamare una determinata sequenza di istruzioni che può servire più volte all'interno di un programma. Proseguiamo l'analisi del programma con la riga 140. NextT chiude il ciclo che abbiamo aperto prima con forT. Raggiunta l'istruzione Next, il BASIC incrementa, o decrementa se step è negativo, il valore della variabile T. Se viene raggiunto il valore obiettivo, il ciclo termina e viene eseguita l'istruzione dopo Next, in questo caso la 150. Altrimenti, se T non ha raggiunto il suo obiettivo, il ciclo viene ripetuto, in questo caso dalla riga 130. La riga 150 ha la stessa funzione della 110. Servirà nel programma successivamente, quando scriverà a monitor se dobbiamo lavorare oppure fare una pausa durante l'allenamento. In questo caso è una pausa. Infatti, nelle righe successive, dalla 160 alla 180, è presente il timer che conta il tempo di pausa durante l'allenamento. Per le righe 160, 170 e 180 vale quanto già visto per il precedente ciclo forT. In questo caso, il valore della variabile T varia da TP, il tempo di pausa, a 1, eseguendo le istruzioni contenute tra forT e NextT un determinato numero di volte. Anche questo ciclo forT è annidato all'interno del ciclo forR, come abbiamo visto per il precedente. La riga 190, NextR, è la chiusura del primo ciclo forR, quello che contiene gli altri due cicli annidati. Ci troviamo quindi alla riga 200. Il nostro allenamento è finalmente terminato. Il programma termina alla riga 210 con l'istruzione END. In questo esempio il programma non termina con l'ultima riga del programma, ma in una riga intermedia. Infatti le istruzioni comprese tra le righe 300 e 340 non vengono eseguite dopo la 210, ma come abbiamo visto prima vengono richiamate dalle istruzioni GoSub. Quindi dalla riga 130 oppure dalla riga 170 l'esecuzione del programma viene spostata temporaneamente alla riga 300, fino al raggiungimento della riga 340, che contiene l'istruzione return. Da questo punto in poi, l'esecuzione del programma continua alla riga successiva al GoSub. La riga 310 contiene print, ne abbiamo già parlato nelle precedenti puntate. L'istruzione print scrive a monitor una serie di informazioni: il contatore del round corrente contenuto nella variabile R, il numero di round totali, NR, la variabile a dollaro, che specifica se stiamo lavorando o se stiamo facendo pausa, e il timer alla rovescia, contenuto nella variabile T. Non mi soffermo sulla funzione STR dollaro, dato che l'abbiamo vista nella puntata 2 del corso. Le righe 320 e 330 contengono il timer vero e proprio. In particolare, nella riga 320 c'è l'istruzione IF, analizzata nella puntata 2 del corso. Quando il valore della variabile OT$, che rappresenta il precedente valore dei secondi della variabile del sistema TIME$, è ancora uguale all'attuale numero di secondi di sistema, l'esecuzione rimane sulla riga 320, in attesa che passi un secondo. Quando invece il tempo scorre e il numero di secondi in TIME$ cambia rispetto al precedente, memorizzato in OT$, l'esecuzione del programma continua alla riga 330, che salva il nuovo valore dei secondi della variabile di sistema TIME$. L'esecuzione del programma viene poi riportata alle precedenti righe tramite return. Bene, possiamo provare il programma. Impostiamo 10 round da 20 secondi di lavoro ciascuno e 10 di pausa. Per essere avvisati quando usciranno altri tutorial, recensioni e le successive puntate del corso True Basic, vi suggerisco di iscrivervi al canale YouTube e di attivare la campanella delle notifiche. Spero che anche questa video lezione vi sia piaciuta. Un saluto da parte di tutti noi. Ciao! Ciao. Ciao.